Per trovare la forma definitiva del tavolino cubico, dobbiamo sottrarre alla forma di partenza due prismi, uno di fronte e uno di fianco. In questo modo, come puoi vedere, ricaveremo lo spessore del ripiano e delle gambe. Ora proviamo a ricostruire le forme del nostro tavolino in assonometria isometrica. Ti ricorderai certamente che l'assonometria isometrica parte da una costruzione che prevede tre assi che sul nostro foglio descrivono tre angoli da 120 gradi. Riportando la misura dei quadrati che costituiscono la base delle gambe del tavolino, sarà possibile ritrovarne la posizione sul piano XY, che sostanzialmente descrive il nostro PO. Una volta ottenuta la forma delle gambe sul piano orizzontale, sarà sufficiente tirare su gli spigoli a partire da parallele all'asse Z. Potrai quindi riportare la misura di ciascuno spigolo del tavolino sulle proiezioni verticali ed individuare i vertici del piano e successivamente anche quelli che descrivono la forma delle gambe. Ora potrai ripassare semplicemente gli spigoli in vista, ricordandoti sempre di non cancellare mai le costruzioni di base, che sono importantissime perché mostrano il procedimento logico con cui hai realizzato il progetto di questo semplice tavolino cubico.